Ciao. Ciao. E un po' il vostro, diciamo, filo conduttore che gli arbitri mi condizionano la partita, perché comunque per il rigore su Filippini era evidente, anche se il mister della squadra avversaria dice no, e questo sicuramente ha inciso. Nonostante avete fatto comunque il primo tempo a testa alta, ha tenuto benissimo il campo e forse nel secondo un po' un calo, vabbè. Ci sta. E loro nell'unico episodio che voi eravate un po' fisicamente non proprio in pompa magna vi hanno colpito, vi hanno centrato. Allora, per quanto riguarda il primo episodio di rigore non mi pronuncio perché qua l'avete visto tutti, Filippini è solo davanti al portiere, e calcio di rigore perché il ragazzo mi ha detto che è stato colpito, poi me l'ha confermato anche il giocatore loro, quindi calcio di rigore. E espulsione, la partita può cambiare, anche se abbiamo incontrato secondo me la squadra più forte di questo campionato, una corazzata. E noi credo che oggi abbiamo fatto, mi ripeto, una grande, per l'ennesima volta una grande partita. Concedendo quasi niente a loro, giocando alla pari il primo tempo e secondo tempo abbiamo pagato non la fisicità nostra perché siamo scesi, la qualità loro. Loro hanno fatto i cambi, hanno giocatori veramente molto importanti, hanno giocatori forti. Forse oggi non ci siamo resi conto di quanto che abbiamo giocato, perché abbiamo giocato una squadra che era pronta per fare la Serie B e ai giocatori toglie avvantaggiato, mette i giocatori di spessore meglio di vantaggiato, hanno centrocampisti forti. Però di questo lo sapevamo, io ho detto oggi che ragazzi era come una finale, gli faccio i complimenti perché hanno fatto una grande partita, dispiace perché verso una partita dove il punto alla fine era il risultato secondo me giusto contro una squadra forte, però rimane il fatto che questo qua non sta giocando, in questo momento può recriminare tanto perché la partita col Monza, San Benettese, la partita di oggi. Anche la partita di domenica a Bergamo, l'espulsione è stata anche facile, invece al contrario non ci capita mai, però credo che nella vita e credo che specialmente nel calcio, quello che non stai avendo adesso lo avrai, e se giochiamo così credo che questa squadra farà risultato, perché è impossibile non fare risultato facendo partite di questo genere, e concedendo quasi zero a San Benettese, Monza e Ternana. Sappiamo che davanti facciamo fatica perché per amore di gioco facciamo fatica, lo sappiamo tutti, dobbiamo combattere, arrivare a gennaio e cercare di valorizzare quelli che abbiamo oggi davanti per cercare di sbloccarci e fare qualche gol perché per vincere partite bisogna fare gol. Perché per la prestazione fatta nelle ultime partite questa squadra la raccoglie di più e di questo sono arrabbiato. Allora mi pensare già no, alla Latina, che verrà attimo qua, scusate, il gol in casa, con che morale a ottenere questa partita e dato che poi di nuovo dal pubblico casalingo, quindi forse vorrete anche dimostrare il vostro valore. Ma io se ti dico, penso che questa domanda me l'hai fatta anche dopo Monza, Sì, ci sono sempre. ci siamo rivisti dopo 15 giorni, penso che la squadra ha giocato ancora meglio, io gli ho fatto i complimenti ai ragazzi, di tenere la testa alta perché abbiamo perso contro una grande squadra, abbiamo perso per un episodio che poi lo voglio rivedere che ho preso, forse l'unico tiro in porta che ha fatto la Ternana. Non ci dice bene perché magari tira, colpisce il portiere, colpisce il giocatore nostro e va fuori. In questo momento è così, però rimane le prestazioni di questa squadra che sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo progredendo in maniera incredibile, in questo momento abbiamo bisogno di fare qualche risultato positivo, di vittoria, perché questa squadra se lo merita. E mi auguro al più presto possibile di regalare delle gioie a questi tifosi, perché lo meritano. Però rimane il fatto. Se analizzo tecnicamente le partite, le ultime tre partite, credo che questa squadra non si può rimproverare nulla, perché oggi è stata attenta anche su situazioni da fermo, fase difensiva, non abbiamo subito niente contro una squadra forte. Quindi abbiamo fatto un passettino avanti, però la sorte in questo momento ci gira le spalle. Avrò fatto qualcosa io a qualcuno, perché tutti gli episodi, se cade una cosa, mi cade in testa in questo momento. E speriamo di superare anche questo, perché anche l'episodio iniziale ci dà calcio di rigore,
espulsione, magari la partita può cambiare con l'attore che ci abbiamo messo stasera, perché ho già detto che la partita sia tecnicamente ma sia sotto il profilo di determinazione in maniera incredibile, e quindi io rientrare nello spogliatoio ai ragazzi è difficile fargli qualche appunto. Voglio rivedere il gol perché magari è stato un episodio, però loro hanno talmente qualità che questi tipi di gol li possono fare in qualsiasi momento.